predvsem bi posebej pozdravil gospoda Salvaja, predsednika uprave banke Koper, gospoda Mauro Tavola, komercialnega direktorja AC Milana in seveda ne nazadnje gospoda Daniela Masarota, katerega vsi poznamo kot vse splošno uspešnega športnika, ne samo nogometaša. In lahko jaz sam osebno dodam, da tudi kot človek je izjemen, saj smo včeraj imeli priliko nekoliko se družiti, kateri bodo deležnici kampa, samo kampa govorim, plus turnirja dodatno, z vsemi njihovimi starši, spremljevalci, tako da mislim, da je to lepa. Sono sindaco a Gianni Bacis, vice sindaco, che veramente si sono spesi e dedicati molto. Ovviamente Gianni Bacis in particolare, che oltre al ruolo istituzionale devo dire che mette anche la passione, quindi questo aggiunge e molto veramente al suo ruolo. In settembre avevamo tutti a Budimpešti. Con alcune tra le più importanti squadre calcistiche europee. In tega dogodka se bodo udeležile nekatere od najpomembnejših nogometnih ekip na svetu. Su diversi anni, su diverse kategorije. In prisotne bodo te ekipe s raznimi selekcijami. Qualche nome? Naj navede nekatere imena. Abbiamo la Dinamo Zagabria, che voi conoscete, anche Red Star. Beta Sarajevo è la prima società sul settore giovanile in Bosnia. Kot vidite imamo Dinamo Zagreb, ki mislim dobro poznate, pol pa Red Star Beograda in pa Beta Sarajevo, ki je prva ekipa v Bosni za mlade. Beati gli ultimi. Siamo stati onesti. No. No, anch'io, vabbè, grazie di essere intervenuti. Devo dire che sono stati tutti esaudienti su questo grande programma. Grazie ovviamente a chi ci ospita, Banca Koper, grazie alle istituzioni. La cosa importante è che voi capiate quello che sta facendo Intesa San Paolo. Ormai mi sembra di essere diventato un loro dipendente, perché ormai soprattutto nell'est stanno facendo veramente tanto per lo sport e soprattutto per i ragazzi. Perché continuo ad andare sui campi in tutto il mondo con questi ragazzini? Perché mi sembra di ritornare indietro quando io avevo dei sogni nel cassetto e mi immedesimo in loro. Cioè, per me il massimo, io ho sempre stato tifoso milanista, il massimo era quello un giorno di poter indossare la maglia della mia squadra, e così è stato, come ha detto diciamo il nostro promoter, e saranno scelti tre ragazzi che faranno questo evento. E chissà mai, già quattro ragazzi in questi anni sono stati selezionati e scelti dai Milan Junior Camp, dove non necessariamente noi andiamo a cercare il talento, però se viene, ovviamente. È tutto di guadagnato. Io darei Ambrosina vice sindaco, che ci assomiglia un po'. Prego.